Differenze tra Dubai e Milano considerando sicurezza, costo della vita, cibo e clima. Sicurezza. A Dubai, se una persona rubasse un portafoglio, finirebbe dritto in carcere per 10 anni e nessuno si azzarda quindi a toccare nulla per questo motivo. Potresti lasciare incustodito ad esempio la qualunque e stare iper tranquillo. A Milano invece devi aver paura di uscire la sera, non sapendo nemmeno se tornerai a casa vivo, specialmente se magari sei una ragazza. Passiamo al costo della vita. Per un trilocale di 68 metri quadrati in centro a Milano sono richiesti in media 1700 euro al mese, cifra che sale a 2800 euro nel caso di un appartamento da 110 metri quadrati, mentre a Dubai un trilocale potrebbe costare dai 1800 euro ai 3000 euro al mese, ma considerate che quasi ogni appartamento offre dei comfort come piscine, palestre e molti altri servizi che in Italia, ve li sognate. Per quanto riguarda ad esempio il costo della benzina, in Italia circa 1,80 euro, 1,90 euro, voi lo sapete meglio di me. A Dubai 65 centesimi. Riguardo al prezzo del cibo invece e la qualità, in Italia la qualità del cibo è indiscutibile, ok? Ma Dubai si distingue come uno dei rari luoghi al mondo dove l'eccellenza culinaria italiana si può sperimentare in pieno. Per ultimo adesso passiamo al clima. Ultimamente sono in aumento i tassi di decessi a Milano a causa dello smog, ed è assurdo se ci pensate. A lungo andare lo smog potrebbe provocare il massimo rischio di infertilità per uomini e donne. Nonostante nei mesi estivi ci siano 50 gradi, la situazione non può essere comparata ovviamente a quella critica di Milano. Dopo questa analisi, dimmi, preferisci Milano o Dubai?